La prima edizione del Festival Toscanini ruota intorno alla figura del grande Arturo Toscanini, artista engagé, pienamente immerso nello spirito del suo tempo e legato ad artisti protagonisti della sua epoca, da Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini fino a Renata Tebaldi. L'ascito ideale di Toscanini è al centro delle esplorazioni del Festival, che accompagna anche il pubblico a scoprire luoghi di Parma e dintorni ancora da scoprire, ancora sconosciuti. Il lascito ideale è anche dell'impegno civile del maestro, che per noi significa oggi invitare sul podio della Filarmonica direttori d'orchestra di culture diverse, da quella ebraica a quella siriana a quella ucraina. Si comincia dalle Villis di Puccini, l'opera d'esordio del grande maestro lucchese. Sarà l'occasione per approfondire il rapporto tra Toscanini, Puccini e la scapigliatura milanese. E lo faremo in collaborazione con il Centro Studi Puccini di Lucca e con le principali università italiane. Sul podio il maestro Omer Mayl-Welber, direttore musicale del Festival, al suo debutto operistico a Parma. Il Festival ha anche un tema che lo percorre come un filo rosso in tutti i suoi appuntamenti più importanti ed è quello della violenza, della storia e degli uomini che talvolta manda in frantumi l'ideale di bellezza a cui l'arte ambisce. Ed è questo quello che racconta e che illustra il manifesto del Festival. Per la fine del Festival abbiamo pensato a un'apoteosi musicale. La nona sinfonia di Beethoven con la filarmonica Arturo Toscanini e il coro della Camerata di Parma, diretti da Fabio Luisi, in questa splendida piazza del Duomo di Parma. Vi aspettiamo tutti a Parma e dintorni per la prima edizione del Festival Arturo Toscanini.